Consigliere Ghiroldi ha presentato diversi emendamenti al bilancio, molti dei quali riguardano il territorio di riferimento, quindi Brescia e dintorni, insomma. Sì, ho presentato un gruppo di emendamenti, secondo me servono prevalentemente a risolvere alcuni problemi del mio territorio, ma non solo, e si integrano con il ragionamento più complessivo e più generale del bilancio, che pone comunque molta attenzione ai territori di montagna su tantissime misure. E emendamenti in particolare riguardano il finanziamento dell'accordo quadro di sviluppo territoriale delle tre valli, Valle Camonica, Valle Trompia e Valle Sabbia, che vengono quindi finanziati, vengono appostate le risorse necessarie per 1 milione di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021, e quindi con le somme già disponibili dovremmo andare a garantire le risorse necessarie per chiudere questo accordo. Abbiamo provveduto a rifinanziare il capitolo relativo invece alle valli prealpine, che è una misura a favore e sostegno sempre delle località montane, e anche questa riguarda numerosi progetti delle vallate bresciane. È interessante è un altro emendamento di circa 4 milioni di euro a favore della messa in sicurezza e dell'ammodernamento degli impianti sciistici, anche questi in previsione ovviamente della possibilità di poter avere sul nostro territorio le prossime Olimpiadi invernali. E ci sono altri emendamenti ovviamente di portata minore, che però sono comunque significativi. Uno in particolare che pone oggi a bilancio 500.000 euro per far partire la sperimentazione sul free ski pass lombardo, è un tema che avevo provveduto a inserire all'interno del programma di sviluppo regionale, e mi fa molto piacere che comunque venga mantenuto un percorso anche solo a livello sperimentale, quindi ci aspettiamo poi che l'assessorato allo sport sappia comunque chiudere gli accordi con le società degli impianti di risalita. Un altri due emendamenti non significativi in termini di entità, ma significativi come risposta al territorio, sono circa 42.000 euro per potenziare la ricerca del sito archeologico in località Ossimo, sempre in Valle Camonica, e circa 60.000 euro a favore dell'Università della Montagna di Jedolo, perché possa pensare alla realizzazione di una banca delle antiche varietà agricole che rischiano di essere perse e che vanno invece mantenute e tutelate, perché c'è una grande attenzione su queste particolari varietà, che rappresentano anche una riscoperta delle nostre tradizioni e dei nostri prodotti enogastronomici. Quindi sono emendamenti decisamente trasversali, perché toccano diversi settori, no? Quindi sì, toccano ovviamente moltissimi ambiti. La prima risposta è una risposta che viene data ai comuni tramite al territorio, tramite i comuni, che sono i famosi accordi quadro e i progetti sulle valli prealpine. Altre misure invece riguardano lo sport, altre misure riguardano invece il nostro patrimonio culturale, e in coda un tema che è vicino alla formazione e all'istruzione, che è quello legato alla nostra università.